Cecilia! È un attimo. Vi ricordate? All'inizio della puntata siamo stati ad Avola, dove abbiamo parlato di queste famose mandorle. Esatto. Che naturalmente cucinate da un cuoco siciliano. E oggi le utilizziamo per un sugo. Sì, c'è una salsa velocissima. Una salsa velocissima. Quindi se avete in casa gli ingredienti la possiamo fare. Pesto siciliano. Perché unisce un po' la Sicilia, no? Abbiamo le mandorle. Pesto, no, diciamo, senza virgolette. Senza. Pesto siciliano. Facciamo intanto le busiate con semola di grano duro e dell'acqua. Adesso vi faccio vedere come si fanno le busiate. E poi la salsa è molto semplice. Pomodori secchi, perché insomma adesso iniziamo a utilizzare quelli che abbiamo messo via d'estate, delle acciughe dissalate, della ricotta, del pecorino che l'ho anche grattugiato, ce l'abbiamo qui, e ovviamente le nostre mandorle, olio extravergine d'oliva e basilico. Prima di iniziare la ricetta però volevo, con tutta la Sicilia, omaggiarti di questo cesto che da noi si chiama cannistro. Questo è il cannistro, questo è un cesto che proprio oggi tutti i bambini siciliani ricevono a casa, perché è il giorno della commemorazione dei defunti. I defunti cari fanno trovare un cesto ricco di leccornie. Quindi abbiamo i biscotti di San Martino, gli ossi da mordere, le mustazzuole, i biscotti di mandorle, gli inciminati o reginella, il buccellato, la frutta martorana. Tutto fatto a mano da straordinarie persone. Questo è per te. Grazie a tutti i siciliani, simbolicamente rappresentati dal nostro Fabio. Lo metto qui, Poi lo mettiamo anche sulla tavola, che è bellissimo. E allora, semola di grano duro. Busiate, naturalmente si trovano anche già pronte, ma è talmente bello farle. Anche secche, volendo, ecco. Semola di grano duro. Acqua tiepida, quindi acqua 100% semola di grano duro. L'acqua generalmente è il 50% rispetto al peso della semola, quindi se utilizzate 400 grammi, 200 grammi sono di acqua. Esatto, noi facciamo le busiate, perché facciamo la ricetta proprio tradizionale col pesto siciliano. Potete fare anche il pesto siciliano e usare una pasta secca che avete in casa. Questa è una pasta che ovviamente poi deve riposare, perché l'acqua fredda serve per iniziare a dare più tenacità all'impasto, e ce l'abbiamo qui pronta. Nel frattempo però ci portiamo avanti un attimo con questa salsa, intanto che impasta, perché dobbiamo fare un passaggio importante. I pomodori secchi, la tecnica di metterli via è quello di prendere il pomodoro fresco d'estate, tagliarlo, passarlo col sale e metterlo al sole, e il sole della Sicilia fa il suo lavoro. A proposito del sole della Sicilia, scusa, puoi girare un attimo la nostra lavagna magica, perché sole? Sapete che da una parte c'è talmente sole che guardate Fabio che dov'è? A San Vito Lo Capo, vero? Sì, stavo facendo un attimo il controllo. Guardate che meraviglia, a parte l'acqua di San Vito Lo Capo, posso dirvi una cosa, ci sono stata. Ma che andate a fare alle Maldive? Cioè io andrei a San Vito Lo Capo tutta la vita, guardate che cos'è. Percepiti 30 gradi, ecco. E quindi una meraviglia. Io conosco bene quella zona, perché c'è stata tante volte. Quindi cosa facciamo? No, l'altro ieri. Questa è una foto di qua. Ieri a pranzo. Allora, cosa facciamo? Tecnicamente si dice reidratare, quindi riportare di nuovo il pomodoro alla sua consistenza, morbidezza. Lo lasciamo sbollentare in acqua senza sale, perché già il sale ce l'hanno i pomodori, 4-5 minuti. Dopodiché lo asciughiamo. Questa è un'operazione che potete fare anche in un quantitativo superiore, e una volta tritato, frullato, si mette in un vasetto, aperitivo al volo, e si spalma sulla bruschetta e diventa già. Cioè, quindi l'ideale è farli ripassare un po' in acqua calda. In acqua, esattamente. Perfetto. Come si fa anche con i funghi, cioè come con tutte le cose secche. Così si può mangiare, se no. Oppure uno lo mangia anche secco. Ma prendiamo le nostre fantastiche mandorle, questa è ovviamente la pizzuta. Abbiamo parlato di Ava. La famosa pizzuta. Sì. Da noi questa si chiama anzita, la mandorla con la buccia, che è molto che più gustosa. Ho assaggiato anche questa oggi. Sì, bravo. La mandorla che si utilizza per fare i confetti, vedi che questa è meravigliosa. Andiamo in forno a 140 gradi per circa 20 minuti. Per quale motivo? Perché la mandorla dentro è cruda, è asciutta, perché questo è il sole, fa il suo lavoro, però la dobbiamo tostare in modo che diventa più gustosa. Ok, si possono però mangiare anche così, io l'ho mangiata così. Sì, assolutamente. 20 mandorle, Antonella, sono un ottimo snack. Vero, fa benissimo anche per il colesterolo, no? Sì, perché fornisce poi minerali, vitamina E. E in più completiamo la quota anche dei 25 grammi di frutta secca che consigliamo nella giornata. Che infatti noi mettiamo nel mortaio, come vedete, adesso li pestiamo, no? Sì, andiamo ad aggiungere un po' di sale. Vedi che la frutta secca fa bene, non bisogna esagerare. No, perché sono 600 calorie per etto, ma 25 grammi rientrano proprio in uno spuntino. 25 grammi, hai detto che sono quante mandorle? 20 mandorle. Ma 20 mandorle, hai voglia di mangiare 20 mandorle? Si può, 20 mandorle, infatti. Tecnicamente il cacao è un frutto, i semi, le fave vengono essiccate, quindi anche il cioccolato alla fine è frutta secca. Ecco, lo sapevo che voleva arrivare a quello, cioè, lui. No. Però lì fammi lo giusto. Semanticamente. Certo, ma infatti il cioccolato fondente
si può mangiare. Un quadratino di cioccolato. Un quadratino di cioccolato. Amaro. Ecco. Non il quadratino di cioccolato, questo, eh. Il quadratino... Sì, sono circa 10 grammi. No, quanti centimetri è lato per lato? Esatto. Lo sappiamo tutti che è un quadratino. Allora, iniziamo questa a lavorazione. A pestare col mortaio, sì, le nostre mandorle. Ovviamente chi è di fretta, chi non ha... Possiamo frullare. In un robot e frulliamo tutto, però questa sarebbe la sua. Questa allora, lascio un attimo riposare. Vado avanti io, bravo, Antonella, vado avanti io che così mi esercito un po'. E ti aggiungo i pomodori, che io ce li ho già qua belli asciutti. Vedete, quindi li abbiamo messi nel forno, così sì, si cuoce un po'. Li facciamo raffreddare anche un po'. Facciamo raffreddare, poi ci mettiamo anche qua i pomodori, vedi. Ci aggiungiamo i pomodori. Allora, questa è la versione, diciamo, autunno-inverno del pesto trapanese, che quello è fatto con i pomodori freschi, è come no? La collezione, no? Esatto. Di moda, autunno-inverno, e noi abbiamo l'autunno-inverno. Tagliuzziamo un po' di pomodori. Il pomodoro che è ricco di umami, già da solo da questo grande gusto di... Ed è ricco anche di il pomodoro? Licopene. Licopene. Che non si perde con la cottura, ricordiamolo, no. Quindi... Lo mettiamo qua dentro? Sì, che in realtà un po' non ancora un pochino. Anche un pochino d'acqua ci serve per fare la nostra salsa. Vedi? Vai. Quindi adesso, anche nel robot, però chiaramente sì, col mortaio è meglio, il pomodoro secco che abbiamo, come dire... reidratato in acqua. Brava. Non mi veniva la parola reidratato, sì, grazie. Come si fa con l'uvetta, con tutta, esatto, la frutta un po' secca. Aggiungiamo le foglie di basilico e mentre tu fai questo lavoro... Non ce l'abbiamo già pronto. Dimmi, no. È vero, però sì, facciamo le busiate. Però facciamolo vedere. Noi facciamo le busiate, intanto io vado avanti col pesto. Busiate, molto semplice. Quindi questa è un po'... Tutte le grandi paste della tradizione del sud vengono fatte solo con semola e acqua, perché insomma le uova si utilizzavano per mangiare come secondo, come piatto principale, non si mettevano dentro le uova. Poi piano piano iniziò a utilizzare qualche uovo nell'impasto. Cosa facciamo? Andiamo a fare un piccolo cordoncino in questo modo, ci andiamo a prendere la misura, così, ci mettiamo questi cordoncini e poi con un... ferretto, che busiato viene da busa, che era il legnetto della canna da fiume, si appoggia qui in questo modo e si arrotola in questo modo. E poi pensa come prendono bene il sugo in sì, questo modo. Sì, esatto, una sorta di fusillo. Andiamo a spolverare con un po' di semola qua sul banco. Questa pasta può essere ovviamente fatta in anticipo in modo che si asciuga, si secca e poi può essere consumata. Veramente per le busiate, non per tutti i formati, ma per le busiate è un valore aggiunto, perché certo, la struttura... È facilissimo, acqua e semola, sì, non è che ci voglia... È proprio la struttura della busiata, che è quella industriale, tra virgolette, comunque essiccata, fa fatica a raggiungere l'omogeneità della cottura. È vero. Quindi in questo modo invece viene proprio... E qua andiamo a strappare. Poi è un gioco divertente, in queste giornate ci sono i bambini a casa che sono liberi da scuola. Esatto. Quindi i compiti li devono fare, anzi ne approfitto per salutare tutti i ragazzi della scuola dove insegno, che ci seguono. No? Ci imparano, seguono. Sì, imparano. Adesso anche perché se dovete fare le busiate domani. Abbiamo Classroom, tutte le piattaforme, ma attraverso il programma i ragazzi... Come no, abbiamo imparato a utilizzare tutti questi programmi. Sì, esattamente. Quindi ormai anche noi docenti, insomma, ci siamo dovuti adeguare. Ok, questa è come si formano un po' tutta la busiata, che la busiata può essere corta, può essere stretta, può essere... E facciamo vedere il nostro, ce l'abbiamo ecco, qua. Il nostro vassoio, vedete, belle perché secche. Poi lasciate lì, sì, si vedono un si po' asciuga, secche, si meglio. Perde l'acqua, esatto. Abbiamo 4 quindi minuti quindi è meglio farle cottura. Magari il giorno prima per il giorno dopo. Sì. E queste si mettono, no cannisso, sempre il cesto di vimini, si mettono lì a asciugare in modo che l'aria passa bene. Hai capito, bene. Quindi fatele il giorno prima per il giorno dopo. 4 minuti di cottura, tuffiamo la pasta, subito. 3-4, esatto. Intanto noi finiamo di fare il sugo, sì, in questi ci diamo... in cui cuoce la pasta, noi vi insegniamo a fare questo pesto alla siciliana. Questa pure però. E facciamo, ok. Ma perché non butti giù anche quelle lì? Io divento matta. Dai, Fabio. Perché i cuochi lasciano lì sempre due. Ma che comportazione è questa? Esatto. Cioè non... Aspettavo che qualcuno lo dicesse, se ne vado attenti, no? Perché sai che qua le bocche sono tante. Allora, okay. Busiate, butta, Per me stasera volevo portare a casa la sfida. No, le fai, tu ti porti a casa la pasta la e te le fai da sola. La cucaraccia, la cucaraccia, la 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 cucaraccia, la cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la. Tu, stiamo facendo le prove per il nostro... complesso. Ah no, sì, ogni tanto quale quando complesso? C'è un momento di impasse aggiungiamo il pecorino. Pecorino, vedete? Allora, quindi sì, qua abbiamo messo pomodori secchi, mandorle, acciughe e basilico. Acciughe e basilico e adesso anche il pepe pecorino, e dell'olio. Il pepe, l'olio e andiamo avanti finché continuiamo a frullare. Adesso impestare. Vi facciamo vedere come diventa, perché guardate,
io non riuscirò mai, però è vero che se voi riuscite a farlo al mortaio, lo vedete questa consistenza? Sì, ovviamente ci vuole un po' di morbida, tempo. Morbida, qui abbiamo già aggiunto la ricotta. Ecco, dopo lo facciamo vedere, vediamo sì. tutti i passaggi. Vedete come deve diventare? Però la mandorla, tutte e sì. due. La mandorla, se senti il profumo di questo pesto, la mandorla tostata è veramente ripetiamo presente. Bene, mandorle, mandorle acciughe, tostate, le acciughe dissalate, i pomodori secchi che utilizziamo, quelli secchi proprio li abbiamo reidratati in acqua, il basilico, l'olio extravergine d'oliva, un po' di pecorino, il basilico e della ricotta. Questi sono gli ingredienti che uniscono un po' tutta la Sicilia. La ricotta, ecco perché... adesso la mettiamo qui sì. e andiamo. E continuiamo. Ovviamente, vedete? Siccome la pasta, ecco perché ne avevo tenuto un po' indietro, perché il condimento altrimenti poi risulta, lo sai come risulta la pasta? Squarata, poco condita. No, ma noi non la condiamo tutta, no, però esatto. la facciamo tutta. Aggiungiamo la ricotta e continuiamo a pestare, a creare questa... Finché non diventa questa, così. Esatto, guardate come deve essere crema. Morbido, che si abbina dappertutto, perché potrebbe essere, anche se fosse un po' più asciutta, a una bruschettina. Assolutamente, questo è un pesto sì. che potete fare poi per una bruschetta, esatto. per qualunque altra pasta. La morte loro è la pasta. È la pasta, okay. lagusiata. Ok. Questo mettiamo allora, da parte. Questo facciamo l'ultimo visto. Passaggio. Vi volevo fare vedere una cosa divertente. Intanto che la pasta la stiamo scolando, abbiamo dell'albume, eccolo qua, albume d'uovo, in questo modo. Semplicemente albume, senza nulla. E qui c'è del sesamo. Cosa facciamo, Antonella? Prendiamo le nostre mandorle, le passiamo nell'albume, questo anche come aperitivo, le tiriamo su. Questa è una bella idea, la sapevi, Lorenzo, tu che sei... Le tiriamo su e le passiamo nel sesamo. Qui potrebbe essere sesamo mandorle, e paprika. Albume, sesamo? Sì. 160 gradi, 10 minuti. Cialdine. Le cialdine, vedi così, 160 gradi. Questa sono la mandorla d'aperitivo, no? Quella un po' piccantina, un po' speziata. Va nel forno, naturalmente. Che poi ci puoi mettere sopra anche tipo il sesamo al wasabi, quelli tu, lì un bravi. Po'... Sì, così come... colorati. Per fare gli scherzi, dipende no? quanto vuoi bere, perché se più è piccante più bevi, no? Quindi 160 gradi per 10 minuti. Ok, e vediamo come viene. Vedi abbiamo un nuovo singolo di Alfio, comunque, lo stiamo provando... Ah, lo state provando? Sì, no, ancora te ma col maestro sentire. Da è molto, soli. Bello. Molto bello. Oh mamma mia. Guardate bello. Come diventano, guardate pasta che belle, vedete come aperitivo. Antonella, mettiamo qui tutto il nostro pesto. Allora sì, vai. Uso il wok, ma ovviamente certo. spadelliamo tutto a freddo. Sì, oppure prendete una bowl, così. Se vuoi c'avevamo anche la bowl, ma giustamente ecco. facciamo così, facciamo prima. Poi le nostre busiate, 4 pronte. Minuti. Belle pronte, usane quante te ne servono perché sì. devono essere belle. Ma mi sembra no, che ce la facciamo. Di sugo c'è, ce la facciamo. C'è come. Ce la facciamo. Spadelliamo. Il profumo della mandorla appena metti la pasta calda è incredibile. Guarda che meraviglia. Sì. Vedi che abbiamo fatto bene a buttarle tutte, bravo. Fabio. Guarda l'occhio. Che meraviglia. Ci mettiamo qualche fogliola di basilico. Le mandorline così. Ma che meraviglia! Sì. Usiate al pesto siciliano basilico. Con le mandorle di Avola! E siamo pronti, Antonella. Buon pranzo e buon tutto! Buon tutto! Bravo, bravo, bravo. Grazie! Grazie Fabio!